Mi raccomando, ragazzi, aprite le eliche prima di volare. No, cioè, è un'intimidazione questa. Bravo, Fabri. Oggi fa veramente un caldo pazzesco, cioè è proprio una roba atroce. Pensate che con tutti i giorni che avrei potuto scegliere ho beccato proprio quello più caldo. Ho una pianificazione per tutta la settimana abbastanza, insomma, stretta e non posso fare grandi cambi, quindi oggi era l'unico giorno per realizzare questo episodio, per parlarvi, per raccontarvi quello che è successo qualche sera fa dopo la bellissima intro di Fabrizio. E quindi ho beccato il giorno dei 40 gradi, cioè il giorno più caldo in assoluto, e camera mia è un forno perché pomeriggio c'è praticamente il sole dentro camera, sembra. Quindi siamo fuori, siamo in un parchetto e tra l'altro molto vicino a casa mia, manco lo sapevo ci fosse, e mi sa che mi vedete spesso qua perché è molto bellino, cioè nel senso è fresco, un po' meglio rispetto che stare a casa. Iniziamo col video di oggi. Intanto ringrazio tutti coloro che hanno partecipato in quella magica serata dove con tanta foschia abbiamo provato questo accessorio di PGI Tech. C'erano Fabrizio che ha aperto il video, poi Giorgio, Marco ed Antonio. In quattro abbiamo testato, e io ero il più agitato di tutti ovviamente perché avendoci il drone in volo con questo corpo estraneo pensavo sarebbe andata a finire male, cioè avevo una sensazione strana, sapete? In realtà poi è andato tutto bene, quindi non è successo niente, però abbiamo testato questo accessorio. Per me era la prima volta dove andavo a mettere un corpo estraneo di questo tipo, ma soprattutto di questo valore, ovvero DJI Osmo Action, 300 passeri di roba, sopra un drone in volo un po' distante, cioè non lì a 2 metri. L'ho riprovata anche oggi con 40 gradi, infatti una roba pazzesca, il drone era tipo incandescente, e devo dirvi che questo accessorio è davvero valido. Ci sono due pecche, la prima è quella che va a coprire proprio la zona dove il drone prende il segnale dei satelliti. Infatti una volta montato questo accessorio basta, i satelliti che c'erano prima spariti e si vola a vista, quindi non c'è più il GPS, non c'è più l'aiuto del GPS, e non è da poco questa cosa. L'altra cosa, l'altro lato negativo, è che andando a montare sopra il prodotto noi abbiamo sì un'ottima visibilità, cioè riusciamo a orientarci al meglio l'articolo che andremo a mettervi, se Insta360 oppure che sia Osmo Action, GoPro eccetera, però comunque un pochetto le eliche si vedranno perché cioè, la ripresa grandangolare di Osmo Action, come vedrete tra poco, riprenderà pure le eliche. L'accessorio è prodotto molto bene, si installa semplicemente con l'aggancio delle clip dove ci sono i due braccetti anteriori, una volta avvitate le varie camere con un adattatore, via, si parte. In merito al decollo, un consiglio che mi permetto di dare è quello di decollare o dalla mano, se siete bravi, se l'avete già fatto, perché dalla mano si ha modo di capire il bilanciamento del drone, siccome noi andando ad installarvi questo corpo estraneo lo andiamo a sbilanciare, dalla mano riuscite a capire bene come si stia comportando il drone nel mentre, proprio in fase di decollo, quindi senza lasciare subito il drone, facendo partire le eliche si ha modo di avere questa sensazione proprio sul palmo della propria mano. Altrimenti decollo classico da terra, ma lasciate un bel po' di spazio davanti perché il drone, come state vedendo, nel momento in cui inizia a salire poi va in avanti, cioè proprio in automatico per ribilanciare appunto il peso, poi dopo è stabilissimo, però all'inizio c'è un po' questo spazio di sicurezza da tenere bene a mente. L'HDR da sempre mi ha incuriosito, il fatto di poter registrare un video HDR contro sole, contro luce, e di poter comunque rendere bene il cielo, le parti in ombra
e di avere un'immagine bilanciata e con anche una gamma cromatica pazzesca mi ha proprio da sempre entusiasmato. E ha fatto poi scaturire anche la curiosità nel creare questo video con questo test. L'immagine HDR di DJI Osmo Action potrà essere uguale a livello di caratteristiche, quindi tralasciando nitidezza, miglior qualità perché abbiamo un sensore più grande, del Mavic 2 Pro. Questo quesito mi ha spinto anche a documentarmici e ho scoperto che questo HDR in realtà è un grande contenitore all'interno del quale ci sono varie versioni dello stesso HDR. Infatti noi abbiamo l'HDR 10, ma abbiamo anche l'HDR 10 Plus, con una gamma colore ancora più ampia, arriviamo a oltre 70 miliardi di colori. Abbiamo l'HLG che ritroviamo sul Mavic 2 Pro e abbiamo il Dolby Vision. Quindi abbiamo tanti HDR. I monitor sono poi pensati per quelle varie tipologie di HDR, quindi visualizzando un contenuto in HLG su un monitor HDR 10 Plus non è detto che quel profilo sia presente sul monitor, perché sono tecnologie HDR differenti, quindi potremmo visualizzare quel video malissimo, come lo state vedendo adesso. Quello invece dell'Osmo Action non è in realtà un vero e proprio HDR, perché noi abbiamo sì il concetto della differenza delle esposizioni e dell'unione poi delle varie esposizioni per creare un video unico, super potente. Ma la realtà dei fatti è che la camera non va a realizzare un video con un preset colore HDR, va semplicemente ad utilizzare la tecnologia delle esposizioni multiple per i video. Allora a questo punto mi sono detto, cos'è meglio? Averci un action cam che realizzi questo tipo di HDR oppure avere la camera di Hasselblad montata sul gimbal del Mavic 2 Pro per avere l'HDR? E il risultato è questo, quindi decidete voi. Personalmente è incredibile quanto DJI abbia potenziato questo software HDR speciale per l'Osmo Action, anche se in realtà, come ci siamo detti, l'HDR vero, quello che abbiamo citato prima, quello che fa parte poi del mondo HDR, vanta tutta una serie di feature. Qui non ce le abbiamo 70 miliardi di colori, non ce ne abbiamo così tanti, però abbiamo una resa davvero valida. Mentre il segnale del Mavic 2 Pro deve essere per forza color corretto. A livello nativo sarebbe davvero inguardabile il video su monitor non HDR. Sono due device completamente diversi da paragonare, due tecnologie diverse, due sensori diversi, ma giusto per arricchire questo confronto e per raccontarvi ancora meglio quanto questi due HDR, nonostante siano entrambi HDR, vengano poi gestiti in modo totalmente diverso. Sul Mavic 2 Pro noi possiamo modificare shutter speed, apertura e ISO, sul DJI Osmo Action noi non possiamo fare niente, perché l'HDR viene gestito in automatico dalla camera, non abbiamo modo di personalizzare nulla se non di attivare il dewarp e quindi di avere un crop maggiore all'interno della visione poi della camera e una correzione della distorsione dei bordi. Infatti l'immagine è un pochetto più ravvicinata e paragonata all'HQ, quindi all'high quality di cui abbiamo parlato nel video dedicato al Mavic 2 Pro che vi lascio nella sezione schede, è un'immagine che in entrambi i casi non è stondata, ma abbiamo comunque un concetto differente di HDR. Questo video è un approfondimento ulteriore nel mondo dell'HDR che avevamo già trattato con il Mavic 2 Pro, però non l'avevamo visto con questa consapevolezza e anche con questo raffronto importante con una camera che si spaccia HDR, ma al concetto dell'HDR in realtà non c'è il vero profilo color HDR. Oltre a questo, come motivazione ulteriore, ho fatto anche questo video perché sempre più spesso mi chiedete cosa scegliere, quale device andare a comprare, che cosa andare a fare. Non è sempre meglio comprare il device che sia il migliore, che sia il top di gamma, non è sempre meglio comprare il Mavic 2 Pro anziché lo Zoom perché si chiama Pro e non perché si chiama Zoom. Oggi secondo me è importante, lo sarà sempre di più con le generazioni nuove di prodotti, imparare a scegliere in base al contenuto che noi vorremmo andare a realizzare. Qualora noi avessimo come interesse quello di andare a creare un video in HDR, ma non l'HDR HLG, perché non abbiamo poi un monitor, non abbiamo la televisione, gli amici, i parenti con i quali condivideremo questo video avranno monitor semplicissimi, allora sarà bene scegliere un device, che sia un drone o una camera, che abbiano un HDR, che sia performante, ma non che abbia questi vincoli di utilizzo, perché andando poi a creare un video in HDR, dovendoci fare tutta la color correction, potrà essere comunque un buon video, ma in realtà noi lo stiamo riadattando, perché non era stato pensato per quello. Era stato pensato per una visione su un display, su un monitor, con quel profilo colore, con quella tipologia di HDR. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi poi al canale e vi aspetto al prossimo episodio. E anche nei commenti. Ciao a tutti!